Transat è un percorso assai particolare, non è solo una regata, è comunque una lunga fase preparatoria e sicuramente per partecipare a questa competizione, ricordiamolo, riservata ai migliori 70 al mondo, bisogna essere dei marinai. Si è soli in mezzo al mare senza assistenza, per cui le barche non possono aiutarti in alcun modo, solo in caso di emergenza, e quindi abbandoni la regata. Finalmente, con grande sacrificio da parte di tutti quelli che mi seguono, in primis insomma il supporto di Marina Militare, è arrivata una barca nuova, una barca innovativa, una barca con la prua tonda, una barca con lo spigolo, una barca in composito, e grazie ovviamente ai partner tecnici siamo riusciti ad attrezzarla. Dopodiché una preparazione made in Italy, forse è mancato un po' qualcosina, un po' di ore in mare, ore vuol dire giornate in mare, condizioni dure, anche se abbiamo cercato di allenarci il più possibile a Cagliari, bellissimo posto, però poi anche un pizzico di sfortuna alla Transat, siamo partiti e abbiamo individuato una strategia abbastanza interessante, i migliori erano con noi, e è arrivato un groppo che invece che essere 35-40 nodi era 70. Tutte le barche intorno a me sono state recuperate, chi con l'elicottero, chi con pescherecci, e io non me la sono sentita di abbandonare, sono avvicinato alle 3:30-4 di notte da una delle barche alla sicurezza, avevo l'albero in acqua, spezzato in tre punti, avevo già fatto un bel giro su se stesso. È cascato l'albero. Però la barca era intera, aveva un piccolo buco sullo scafo, insomma, un oggetto così, possiamo dire un oblò. Le onde stavano calando, il vento mi aveva detto che era giusto, ho deciso di tornare 3 giorni e 3 notti con onde di 6 metri armando un armo di fortuna, tagliato tutto quello che c'era cercando di rifare un pezzo di vela, e piano piano a 3-4 nodi sono arrivato alla Corugna cercando di ripartire. Non ce l'abbiamo fatta, ma veramente di poco, perché la sosta è limitata a 72 ore. Quindi ha lasciato una ferita profonda, molto profonda, perché secondo me le storie hanno sempre un inizio e una fine, non è detto che la fine sia sempre bella, però bisogna scriverla questa fine, insomma, sicché con Marina abbiamo deciso di ripartire piano piano, ma ovviamente il sogno è quello di riprendere, da dove ci siamo fermati. Sicuramente tutto l'arsenale di Spezia, la sezione velica, sono stati un grande supporto, un grande box, ci sono, non vogliono apparire, ma Pegasus è tornata a navigare anche grazie a loro. Abbiamo affrontato la giraglia Rolex, quest'anno è stata caratterizzata l'arrivo in giraglia con pochissime aree e poi un sud-ovest da 7-8, forza 7-8, che ha imperversato, molti recuperi con elicotteri da parte a capitaneria, traghetti che sono fermati, bar con timoni spezzati, noi siamo arrivati in fondo e abbiamo vinto. Dopo 4 giorni abbiamo fatto il warm up di chiusura alla 1000 vela, abbiamo chiusa, ovviamente questa regata è tutta in coppia con Giovanna Valsecchi, che sarà il futuro di questo progetto, per ora fa il backup imbarcazione e si unisce per fare la co-skipper, quindi regata in doppio. E poi abbiamo fatto la regata Mare Nostrum, quindi Barcellona, Giro delle Baleari Barcellona, 600 miglia. Abbiamo chiuso anche lì sesti, sempre con i primi, però ci manca qualcosina e mancano ore di mare, sicuramente qualche materiale non è top. Poi abbiamo fatto uno stage in collaborazione col Marina di Rosignano, lo Yacht Club Calabi Medici, dove grazie alla collaborazione con lo svizzero Jacques Valente, con la classe 950 abbiamo un po' portato la nostra voglia, la nostra passione, la nostra arte marinaresca, che insomma condividiamo con tutta la gente di mare, a Rosignano. È stata una bellissima esperienza. E poi via quest'ultima regata a Barcellona, tanta tensione perché dovevamo strappare la wild card per entrare nei migliori 30 al mondo per sognare la Transat sempre l'anno prossimo, serviva un sesto posto, siamo arrivati quinti, contentissimo. Il libro secondo me è stato riaperto, abbiamo ripreso da dove c'era l'ultimo appunto, che erano latitudine e longitudine della Corugna. Ora la barca deve fare tanti test per puntare ovviamente a non perdere il livello suo di affidabilità, e per fare questo bisogna provare insieme agli altri, soprattutto barche di ultima generazione. Quindi in accordo poi con Marina Militare abbiamo trovato una soluzione che mi permette di rimanere presente sicuramente in Italia, fare la parte di preparazione
E anche poi, insomma, dare man forte alla Marina Militare quando serve, sono sempre comunque un marinaio, e in periodi prestabiliti venire qui e fare dei test in questa struttura, che praticamente è la struttura recuperata dal centro sportivo acquatico delle Olimpiadi Barcellona 92. E quindi ci sono tutti gli ingredienti per fare 2 mesi di volume, in gergo tecnico. In Italia dovrebbe iniziare questa collaborazione con la struttura Formula Medis, che mi segue da qualche anno in maniera più strutturata, quindi loro si occuperanno poi della sezione atleta e parte biomeccanica, quindi studio dell'alimentazione, importantissimo in periodi di lungo stress. Poi lo studio anche dell'igiene, che è fondamentale, lo studio della parte anche medica, di poter come intervenire in caso di un qualsiasi piccolo problema. Ora sono anche un po' scaramantico, quindi perdonatemi. E poi soprattutto la base, i cicli del sonno, imparare a dormire a comando, tecniche dell'autoipnosi, gestire lo stress e calmare le forti emozioni che in questa regata ci sono, perché un salto di vento ti fa passare dal primo al trentesimo. Uno scontro sfiorato con un mercantile perché dormite 5 minuti che sbagliati, e una rottura di una vela, che è una cosa semplicissima, però insomma devi imparare a gestire anche queste cose. E poi sicuramente le regate in Atlantico per fare una buona esperienza. Insomma, la Transat ti mette a nudo, cioè, o sei marinaio dentro o non arrivi in fondo.